Io, è una notizia che ancora non diamo, adesso ve la do così in anteprima. Noi abbiamo raggiunto un accordo con i tesserati, con i giocatori, per il taglio degli stipendi, degli emolumenti e io li devo ringraziare tutti perché ho avuto solo il modo di dire che cosa volevo fare io e non c'è stato un solo giocatore che mi avesse detto, soprattutto dei più grandi, che poi sapete bene che sono quelli che poi Sì. si portano dietro tutto il resto, non c'è stato un solo giocatore, un solo procuratore in Italia che mi abbia creato un problema. Quindi, Questo è più merito della società o più merito anche del gruppo ragazzi? no, sto dando merito al gruppo ragazzi, ma di conseguenza do merito alla società perché Certo. evidentemente è credibile. Sono riuscito a fare un accordo con loro sulla base della mia parola. Cioè, abbiamo diviso gli stipendi in due, ma io ho dato la mia parola che nel caso in cui si finisse il campionato e la società recuperasse una parte degli introiti persi, quegli introiti verranno ributtati su di loro e quindi evidentemente invece di perdere due stipendi magari ne perderanno uno e mezzo o magari uno, ma tutto questo sulla base della mia parola. Quindi, un grazie ai ragazzi che sono stati fantastici, ma a partire dal capitano per proseguire con tutti indistintamente e anche i procuratori, perché evidentemente se hai credibilità qualcuno ti può far spendere una parola, se non ce l'hai non bastano, non servono nemmeno i contratti scritti. L'allenatore oggi del Pescara si chiama Nicola Legrottaglie e lui sa che ha tutta la nostra fiducia e la squadra segue molto bene l'allenatore. Quindi lui sa che come tutti i professionisti in questo settore le conferme si giocano sul campo. Quindi se lui farà bene perché no? È chiaro che tutto viene dal campo, ma anche i giocatori che hanno voglia di magari rimanere a Pescara, di vedersi prolungare un contratto, tutto dipende dal campo. Loro mi conoscono, sanno che con me ci mettono un minuto e mezzo a trovare qualsiasi tipo di accordo. Però chiaramente nel calcio contano i risultati e conta quello che fai sul campo. Io oggi, se devo dare un mio parere su Nicola Legrottaglie, sono molto soddisfatto. Per cui, perché no? E Tominello invece? Mi spiace molto per quello che gli è risuccesso a questo ragazzo, che evidentemente non è granché fortunato. Vediamo che cosa. È un giocatore, voi sapete, noi ci avevamo puntato moltissimo su di lui, quindi, ed era nelle nostre intenzioni oggi di cercare di trattenerlo a Pescara. È chiaro che se dovesse tornare a giocare nei tempi giusti, questo discorso rimarrebbe aperto. Se dovesse purtroppo rifarsi un'altra operazione, Ecco, la domanda diventa un fresh, una problema. risposta.